formali dove c'erano modifiche di regolamenti. Informo anche che modifiche di regolamenti sono state fatte, perché è stata fatta la revisione della modifica del regolamento sul commercio, adeguandola a una nuova normativa regionale in materia, giusto? Tanto per non girarci attorno, un barbiere non poteva aprire da un altro barbiere se non aveva una distanza di almeno 50 metri, ricordo la discussione che si fece a quel tempo. È stata fatta altre modifiche regolamentari man mano che c'era l'esigenza di adeguarli alle normative che venivano e sopravvenivano e alle richieste che venivano fatte. Quindi io quello che voglio dire è, non è che ho detto che l'attività di fare i regolamenti sia un'attività che di per sé, come si dice, è erronea. Ho detto solo che state facendo una grande attività di regolamentazione perché non avete null'altro da fare, perché non avete proposte costruttive da fare sul paese. Allora, quando non si riesce a fare cose, si cerca di disciplinare quelle che già ci sono. E questo è sempre per quel discorso che io porto avanti da quando mi sono seduto su questo banco di minoranza, di dire che siete insussistenti, inesistenti dal punto di vista delle realizzazioni concrete a favore del paese. Allora vi limitate a fare questa attività di aggiustamento, di regolamentazione, che per carità riempie i consigli comunali, che stiamo discutendo anche stasera, ma non riempie le esigenze della gente, non va incontro alle esigenze del paese, non va incontro a quello che si aspetta a questo paese anche da parte di chi vi ha votato e che vi ha dato la fiducia per poter amministrare. Perché questo, ribadisco, è acqua che macina poco alla mola del mulino. È chiaro che cosa voglio dire? Quindi questa qui non c'è da stare lì a formalizzarsi troppo. Io te lo dico schiettamente e prettamente. Dopodiché, ti ribadisco, trovami nel periodo di mio mandato richieste formali di revisione di regolamenti da parte degli uffici, vieni in consiglio comunale la prossima volta e mi smentisci. Siccome quello che dico credo di essere abbastanza convinto, anche se talvolta la testa forse mi tradisce, quando mi dimostrerà il contrario, allora ti darò ragione, perché io ti dico, voi lo fate, bene che voi lo facciate, ma lo fate anche perché non avete altro da fare. Punto. Ecco, prego. Personalmente, come avevo detto anche in occasione dello scorso Consiglio Comunale, non sono contrario ai regolamenti, anzi, avevo detto che anche durante il nostro mandato, avevamo iniziato a metterci mano, c'erano una serie di situazioni, soprattutto nella concessione anche di sale per la concessione del mandato, che non erano assolutamente normate, andavano avanti così per usi e consuetudini da decenni, ok. Avrei anche voluto non essere polemico in questo intervento, ma quando sento l'intervento di Costantini che parla delle amministrazioni scorse, vorrei ricordargli che non è una lista la vostra di amministratori di primo pelo, due banchi in fianco al tuo, c'è Pasqualini che è stato assessore comunque, esatto, e anche tu, di un sindaco che è stato comunque in carica per un ventennio e che probabilmente non si è mai posto il problema. Quindi il fatto di dire come mai adesso eravate amministratori anche voi, quindi anche allora avevate la possibilità di portarlo avanti e non è stata comunque dimostrata la stessa sensibilità. Per quanto riguarda invece il regolamento, chiusa la polemica, volevo più che a parte una modifica che è sull'articolo 12 proprio all'inizio, in caso di mortis causa, se si fa, potesse mettere solo il caso di morte e basta, è solo un discorso proprio puramente di scrittura e basta, è proprio all'inizio della frase dell'articolo 12, forse in caso di morte causa perché una ricostruzione in caso di... esatto. Invece l'intervento, quello che volevo fare, riguarda più che altro, che forse è anche una delle parti che può avere maggior motivo di discussione, che è l'ultimo punto, l'ultimo articolo che avete messo, che è l'articolo 21, che è quello che riguarda le disposizioni di esercizi igienici e di sicurezza. Dico questo perché non più lontano, proprio l'ultima pagina, la pagina 9, dico questo perché proprio ieri, non perché andavo in discussione questa sera, ma perché ne è nata l'esigenza, stavamo parlando di un argomento analogo proprio in provincia con un consigliere del PD, perché questi sono argomenti che alla fine comunque riguardano un attimino tutti. Abbiamo firmato entrambi una mozione che riguarda la detenzione degli animali perché è un problema più serio di quanto possa sembrare. Se consideriamo che, perdo un minuto solo, è il tempo che comunque abbiamo discusso ieri, deve ancora andare in discussione in provincia, ma visto l'argomento comunque attualmente questa sera merita anche una riflessione. In Italia esistono più o meno un centinaio di circhi dove il 95% lavora ancora con gli animali, che dovrebbero essere, secondo le stime da parte del WWF e della LAF, circa 2.000 esemplari. Se consideriamo che nel 2006 è stata fatta una commissione scientifica che ha stabilito proprio le linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi
e che soprattutto tanti regolamenti comunali di molte città italiane impongono ai circensi di rispettare i criteri per la detenzione di animali domestici e selvatici, però allo stesso tempo purtroppo ci ritroviamo di fronte al fatto che molti comuni sì adottano questi regolamenti, ma alla fine il controllo vero e proprio non viene fatto, tanto che questi animali molto spesso vengono detenuti e anche vivono appunto in ambienti non adeguati, come avevate fatto riferimento anche voi nei vostri articoli, in quanto non possono né muoversi né sdraiarsi, vengono tenuti a catena, lasciati al sole per giornate intere, quindi creando un problema comunque non indifferente. L'addestramento oltretutto molto spesso viene con metodi brutali, sappiamo scosse elettriche percorse per ottenere da questi animali comunque dei comportamenti, delle prestazioni che non sarebbero proprio quelli in linea con la propria natura. Abbiamo visto anche qualche settimana fa che l'uscita di un animale dalla gabbia a Imola ha sollevato il problema appunto di questa, delle condizioni di detenzione di questi animali, scuotendo un attimino l'opinione pubblica. E soprattutto, che è quello che volevo un attimo porre anche come sollecitazione a questa amministrazione, visto che di regolamento si tratta, quindi l'occasione è anche quella giusta, in alcuni paesi come la Grecia e il Portogallo soprattutto sono stati vietati proprio da legge nazionale i circhi con l'utilizzo di animali, ed altri stati come possono essere l'Austria e la Germania circondano proprio questi circhi a controlli molto rigidi sulle norme di detenzione. Considerato soprattutto che a livello nazionale questo parlo italiano si sta portando avanti la proposta al Ministero dei Beni Culturali di introdurre tra i criteri preferenziali per l'erogazione di contributi pubblici l'offerta di spettacoli realizzati senza strutture, senza sfruttare gli animali, tenendo incontro all'opinione pubblica che in base a tutti i sondaggi è sempre più ostile allo sfruttamento degli animali, e considerato che le amministrazioni comunali sono tenute a garantire il rispetto degli animali sui territori di loro competenza e a promuovere comportamenti virtuosi nei confronti dei cittadini attraverso l'educazione ambientale nelle scuole, e qua ritorniamo anche all'argomento di prima, allora nel Consiglio Comunale dei Ragazzi potrebbe essere anche questo uno degli argomenti che potrebbero comunque essere portati in discussione. E considerato anche che importanti circhi come può essere il Cirque du Soleil stanno comunque portando avanti un tipo di circo fatto di soli umani e che è anche sempre più oltretutto anche apprezzato, quello che noi chiedevamo in provincia, ma snellendolo un attimo può essere comunque anche riportato nel nostro comune, è il fatto di intensificare, perché qua si parla di tutti gli obblighi, ritorno al vostro regolamento, però effettivamente non ci sono le sanzioni quindi di tipo civile o penale al di là di quelle che sono già comunque sia previste per legge. E quindi di farsi carico il sindaco, comunque eventualmente un delegato, ma penso il sindaco, di monitorare costantemente attraverso gli organi competenti, quindi la polizia, comunque il corpo vigile comunale o quant'altro, tutti gli attendamenti dei circhi sul territorio nel caso in cui dovessero arrivarne, e qualora venissero riscontrate le infrazioni normative sopra menzionate o eventuali maltrattamenti, dare luogo a tutte le azioni civili e penali del caso. E inoltre a promuovere, e questo ritorno appunto ancora al punto di prima, un'adeguata educazione al rispetto degli animali e dell'ambiente, promuovendo oltretutto campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, in particolar modo ai bambini delle scuole primarie. Questo per far sì che effettivamente a un discorso di regolamentazione che riguarda sì l'assegnazione degli spazi e quant'altro, però anche nei criteri, sappiamo che non abbiamo qua a Lugano circa un altro giorno, però oltre ai controlli effettivamente di come questi animali vengono effettivamente trattati, la possibilità nel momento della scelta di evitare se possibile quelli che possono anche potenzialmente sfruttare comunque animali di fronte ad altre realtà che comunque si sono anche apprezzate di circa che si fanno utilizzo solo di umani. Solo per rispondere. Allora, nei circhi purtroppo le amministrazioni comunali non possono metterci i piedi, cioè su quello che possono fare, cioè non maltrattamenti eccetera con gli animali, anche perché ho fatto una ricerca per vari regolamenti in giro e ho trovato queste cose essenziali e importanti, no? Perché noi possiamo far rispettare, perché nel nostro comune c'era già stata una delibera nel 97 del Consiglio Comunale, la quale diceva che non si poteva, cioè i circhi che avevano gli animali, che esercitavano giochi con gli animali, insomma, spettacoli con gli animali, non potevano venire nel nostro comune. No? Questa è stata una moda nell'anno che tanti comuni avevano fatto quell'anno, che poi purtroppo dopo è stata annullata da una sentenza del TAR del 98, infatti anche questo Consiglio Comunale, andando a ripescarmi i carteggi indietro,
dovete fare marcia indietro e tirar via, fare una delibera, non so Fausto, adesso correggimi se sbaglio, una delibera praticamente di rettifica o di annullamento di quella delibera fatta in precedenza, perché il Consiglio Comunale, l'amministrazione comunale non può dire a un circo cosa fare o cosa non fare al suo interno, ma deve essere il Ministero dello Spettacolo e del Turismo, perché loro devono registrarsi, devono fare, dire quello che fanno, non fanno, devono essere autorizzati a fare tutto. Allora, quello che tu dici giustamente può essere fatto, ma rivolto allo Ministero dello Spettacolo, cioè sulle città, non so se Spagna, Grecia e Portogallo, ho detto, a livello nazionale non hanno, hanno i circhi senza lo spettacolo degli animali, noi dobbiamo fare una cosa, sollecitare il Ministero, perché noi come amministrazione comunale possiamo farlo un poco, perché è stata fatta una delibera, però è dovuta essere stata... Ma credo che, tornando a noi, vorrei un attimo nel momento in cui dovessero essere verificati episodi di maltrattamenti, quali sarebbero state eventuali sanzioni, comunque, che potevano essere, presumo anche, come facoltà vostra, il fatto quantomeno di escludere per X anni o anche per sempre la possibilità di anche solo una nuova richiesta da parte dello stesso circo. Ma può essere che i vigili sanitari fanno controllare, magari noi possiamo mandare i vigili sanitari a vedere la detenzione degli animali che viene fatta, se riscontriamo delle cose che non vanno bene, loro hanno la possibilità di fare gli affari, eccetera. Noi penso che poco, però chi di dovere può fare, noi possiamo solo sollecitare controllo sulle strutture che vengono al nostro territorio. Ma io sono perfettamente d'accordo con quello che stai dicendo, nel senso che lo sposo in pieno, quindi anche nello spirito. Mi sembra però che alla fine dell'articolo 21 dica quello che stai dicendo tu, cioè dici che l'autorizzazione dell'esercizio dell'attività potrà essere negata o sospesa qualora le autorità competenti denunciano il mancato rispetto delle summenzionate condizioni, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla legislazione in materia. Quindi mi sembra che quello che stai dicendo, se vuoi possiamo aggiungere che il controllo è affidato all'ufficio di polizia municipale, al sindaco, poi possiamo anche aggiungerlo in maniera che indichiamo anche un responsabile, però mi sembra che lo spirito e anche la sostanza di quello che tu stia dicendo sia già stato poi individuato. Sì, se si può fare delle grandi indicazioni. D'accordo. Non dire intervento su questo. Allora facciamo con le aggiunte cui sono state dette poi nel corso della discussione, mi sembrava che avessimo aggiunto, avevo detto all'articolo 16 di stralciare associazioni politiche organizzate da privati, possibili associazioni organizzate che abbiano caratteristiche di una PAC, che abbiamo detto, no? Da questo punto di vista, e poi osservazione del consigliere PAC sulle responsabilità, sulla traduzione di competenza sull'articolo 21. Va bene, che all'inizio ho detto un po' di mi farò un po'. Ah sì, poi c'era lo stralcio delle cose, poi prego, c'è un momento nel momento della stesura magari di andare a verificare se abbiamo capito bene la cosa. La spiri la consegno, perfetto. Con queste osservazioni favorevoli? Sì, 11 favorevoli. Benvenuti. Cerchi. Punto 4, IL 38-2011. No, 11, manca poco. Ah sì. È già la seconda. Sono 12, siamo in 13. Quindi 11 favorevoli e uno stefano. No, siamo in 12. 11 favorevoli. 11 favorevoli e la seduzione. È corretto? Sì, corretto, giusto, corretto. Stavamo perché quando manchi i piedi nel piede ci sono più in là decreto del 2011 esercizio associato di funzioni e servizi comunali fondamentali tra i comuni di Nogara e Sorgara, Rosa Schiede. Questo l'abbiamo già citato alcune volte, mi sembra, per questo percorso che si sta iniziando sul comune di Sorgara, di in questo momento, ecco, è più un fatto tecnico-politico, nel tempo so che stiamo ragionando sul fatto di avere alcuni servizi assieme, questo in parte è dovuto a questioni di legge, cioè nel senso che la legge citata prevede che i comuni sotto 5.000 abitanti abbiano l'obbligo entro quest'anno
di andare ad associare almeno tre funzioni con altri comuni. C'è stato un dibattito all'interno del comune di Sorgà, anche abbastanza vivace, tutto sommato, perché l'ipotesi era tra confezionarsi col comune di Sorgà, confezionarsi invece con sul comune dell'Unione. È stata scelta questa ottica, io credo corretta, e cui noi condividiamo, e ha dato un'integrazione con altri comuni anche della Bassa, e se possibile anche a future aggregazioni consistenti. Per quanto mi riguarda, io sono assolutamente favorevole a un processo di unificazione, sicuramente di servizi, almeno tra i tre comuni, la prima ragazzo, ma io sarei anche molto per quanto mi riguarda, anche se questo comporta percorsi sicuramente più complicati che tengono conto di identità territoriale o altro, ma anche avere poche forme di unificazione anche per i comuni stessi. Ripeto, in questo momento non è sul tavolo, sull'agenda di lavoro, anche se io credo che il fatto di andare a consorziare servizi, il fatto di andare a lavorare assieme, il fatto di poter fare con iniziative in comune, perché da molte cose si sta già facendo, è una condivisione importante anche al di fuori di quello che vedremo questa sera, per quanto riguarda l'assetto territoriale, questioni di attuazione sanitaria, urbanistica, che ci confortano che il percorso poi possa andare ad avere l'informatizzazione che stiamo cercando assieme. Quindi è un percorso che io credo porterà sicuramente perlomeno a un'integrazione, poi vediamo cosa succederà, poi dipenderà anche da come ci lavoreremo, dipenderà da quello che diranno le leggi nazionali, vedete che poi avanziamo e arretriamo anche sul fatto della verifica, dell'istruzione, la provincia, quant'altro. Io credo oggi abbiamo un momento di grande difficoltà che ci permette di avere aspettative, difficilmente ci permette di avere programmazioni certe su queste cose. Comunque, per tornare a questa sera, noi perché stasera andiamo a proporre quanto già poi chiesto dal comune di Sorgà, è di andare a associare sostanzialmente tre servizi, anche se ripeto altre questioni sono sul tappeto e verranno fatte. Per cui in sostanza noi andiamo questa sera ad approvare l'associazione sulla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione relative prestazioni ai cittadini. In questo caso alcuni servizi vengono già fatti, il tema del trasporto sociale, anche come menzionato la casa di riposo di Nogara, vengono fatti alcuni servizi con circonaggio e quant'altro, ma magari possiamo discutere meglio. Viene fatto un problema di edilizia scolastica, per quanto per la parte non attribuita alle competenze della provincia con l'organizzazione e gestione dei servizi scolastici, e poi la funzione di attività in ambito comunale di pianificazione e protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi. Questo viene già fatto in sostanza anche insieme ad altri comuni. C'è stato poi anche, mi pare, nell'ultimo consiglio questa questione di andare a fare ulteriori servizi coordinati con i comuni vicini di protezione civile, che spero possano portare ad ulteriori accordi. Ripeto, stiamo andando, so che c'è già andato, ci arriveremo anche noi a unificare i servizi di informatizzazione. Abbiamo che il Sorgà rapporti abbastanza precisi per quanto riguarda la fondazione, perché allora ne parleremo anche dopo, e poi anche alcune questioni che riguardano le questioni urbanistiche, quanto riguarda la gara, ma ci discuteremo nel prossimo consiglio, quanto la faccio fare l'anno poi a conclusione. Non basta per molto bene. Questa sera dobbiamo provare le schede, cioè il fatto vero di questa sera sono le schede, che è un fatto tecnico, per cui vengono approvate le schede assieme a Nogara e a Sorgà, la cui realizzazione verrà delegata. Non è che questa sera andiamo a proporre una regolamentazione, una serie di servizi, una serie di attività, una serie di modalità o meno. Anzi, ho già espresso anche oggi nel capigruppo, ho espresso la preoccupazione che questo, mentre poi può risolvere alcuni problemi per quanto riguarda il comune di Sorgà che deve delegare queste cose, comporterà inevitabilmente da questo punto di vista una serie di problemi anche per il nostro comune. Faccio solo un esempio: se noi andassimo ad accettare la delega per gli appalti e altre cose, questioni sulle edilizia scolastica o meno, ma anche su alcuni servizi sociali, evidentemente ci sono degli aggravi che non sempre noi oggi in questo momento siamo in grado di sopportare col personale che abbiamo.
dell'attuazione, noi andremo a chiedere dare sì la disponibilità all'associazione, ma chiedere anche al comune di Sorgà poi dei convenzionamenti anche con loro attribuzioni che si possono pagare. Faccio un esempio banalissimo: se noi andassimo ad attribuire servizi per gli ambientali o meno, il comune di Sorgà non ha personale sugli ambientali, mentre noi ce l'abbiamo, potrebbe gestire il servizio che da parte loro, potrebbe essere anche da parte del comune di Sorgà la gestione di un servizio di colonnato su cui non abbiamo qualche problema, che potrebbero gestire tranquillamente loro e modificare i servizi. Ne faccio un esempio, non prendetelo come un momento di lavoro, come un'agenda di lavoro, ma come un esempio, come potrebbe essere ad esempio che sul fatto che sull'indicazione dei servizi tecnici ci possa essere anche essa una figura di coordinamento superiore che oggi non siamo in grado noi di assumere, come non è in grado di assumere Sorgà, ma assieme potremo anche verificare un coordinamento comune superiore più vicini tecnici che possa servire l'interfaccia con la regione per gli altri enti o meno. Ripeto che in questo momento noi non siamo in grado per mille motivi di assumere e ancora meno il comune di Sorgà. Prego. Sì, alla fine dello scorso consiglio comunale abbiamo avuto modo proprio con di parlare, nel senso, per un'oretta facendo un ragionamento su tante tematiche comunque di Nogara, andando comunque ad incontrarci sul fatto che l'isolamento politico in un momento come questo non paga. Questo penso che sia effettivamente comunque cosa provata, anche perché le ristrettezze di bilancio, basta guardare l'articolo di qualche giorno fa di Boccamarese, che magari può essere un'esasperazione, però non credo ci siano tanti comuni immuni o comunque lontani da quel rischio lì. Forse quello è il caso magari più punto estremo, però si va purtroppo in quella direzione, quindi il fatto di convenzionarsi, di associarsi con altri comuni può forse attinare o quantomeno posticipare effettivamente questo rischio. Ho letto bene la delibera che va in discussione questa sera e alcuni dubbi comunque erano gli stessi che ha detto il sindaco adesso per quanto riguarda proprio in termini numerici il personale, il tempo che verrebbe un attimino ad essere utilizzato, anche perché ho letto la parte quella dove praticamente vengono messi gli obiettivi, era una delle ultime pagine, tante belle cose si sono scritte, però bisogna capire dopo nei fatti, perché dove ci sono gli obiettivi di contenimento delle spese purtroppo scontiamo lo stesso problema che abbiamo scontato lo scorso consiglio comunale sul fotovoltaico, sulle case dell'acqua e quant'altro. Perché quando si parla di economie di scala dovute all'utilizzo di personale che assume maggiore specializzazione e svolge la mansione su più enti e ripartendo il proprio orario su più sedi, con diminuzione delle spese intermedie con la centrale unica degli acquisti e semplificazione dei processi amministrativi con una digitalizzazione spinta, bisogna sempre considerare che è vero, economie di scala sono l'obiettivo finale, però il fatto di andare comunque questa sera ad approvare, e premetto che noi lo faremo, un tipo di convenzione di questo genere, bisognerebbe anche capire dopo numericamente, non dico un piano deciso su quelle che sono le riduzioni voce per voce, però capire un attimo a fronte di cosa si arriverebbe a cosa, questo sì, altrimenti è una bella frase da leggere, ma ci si ferma anche qui. E quando si va al punto B, dove c'è scritto miglioramento e ampliamento dei servizi mandati per i cittadini, e ci si dice maggior professionalità degli operatori anche se disponibili per un tempo più limitato, anche qua vorremmo un attimo capire, visto che le potenzialità, comunque anche numericamente parlando, del comune di Sorgà fa pensare che sia più un Nogara che deve andare in soccorso di Sorgà che non fa viceversa, e se soprattutto consideriamo già che la presenza comunque e l'apertura al pubblico degli uffici comunali è già stata ridimensionata qualche mese fa e l'accesso da parte di persone che magari trovavano in alcuni orari dove adesso non è più possibile la possibilità invece di dirigersi verso gli uffici, guardiamo solo in questi giorni magari le processioni per l'IMU, non vorremmo che sul miglioramento e sul miglioramento della professionalità possiamo stare anche a discutere e chissà se sarà così o se non lo sarà, io mi auguro ovviamente del cittadino e dell'amministratore, seppur di minoranza, di sì. Però la diminuzione di tempo bisognerebbe un attimo capire meglio, secondo me. Magari questa sera si può provare il cappello, però aggiornarci non tanto lontano nei tempi per capire effettivamente la pratica realizzazione di questo che andiamo ad approvare non sarebbe male. La maggior qualità di servizi erogati paragonabili a quelli di un comune di classe superiore, anche qua bellissimo da vedere, però effettivamente con un miglior dispendio
di tempo per il nostro comune, anche qua voglio un attimo capire come si possa raggiungere tutto questo miglioramento. Spero invece di arrivare per il comune di Nogara, soprattutto l'aumento dei servizi erogati online e su richiesta aumento del controllo del territorio e del patrimonio strumentale con strumenti automatici, perché quello che ci raccontavamo la volta scorsa, dove mi ricordo che dicevo che Simone Fai in anagrafe non è lo stesso, quantomeno non si arriva a capire chi è in segreteria e allo stesso tempo non ci si arriva nella stessa maniera a capire con l'ufficio tecnico. Quindi il fatto di uniformare quantomeno gli uffici di Nogara, possibilmente a questo punto anche di ottenere lo stesso risultato con Sorga, sarebbe una cosa auspicabile. Speriamo quantomeno che lo raggiungano Nogara in tempi brevi, come ci dicevamo la volta scorsa. Quello che volevo un attimo oltretutto capire sulla parte che riguarda la gestione dei servizi scolastici, in questo, sotto questo punto di vista, il discorso trasporti scolastici e erogazione di punti testo verrà comunque toccata o rimarrà esclusa? Non comunque abbiamo toccato, da non è stato affrontato. Perché anche questo per arrivare comunque a una votazione puntuale questa sera sarebbe stata comunque, credo, un punto fermo, un paletto non secondario come importanza, anche perché alla fine altrimenti si legge sì gestione dei servizi scolastici, ma se dopo le cose più importanti come possono essere effettivamente, al di là di problemi contingenti come dicevo ieri prima, il discorso del riscaldamento o quant'altro, però ragionando anche a cifre di bilancio dove sappiamo che i trasporti scolastici rappresentano comunque una fetta di spesa secondaria a poche, il fatto di capire questa sera in un'ottica di una convenzione cosa andrebbe a cambiare, cosa andrebbe a essere rivisto, l'avremmo ritenuto qualcosa di non solo auspicabile ma anche di obbligatorio. L'ultima cosa che volevamo un attimo capire, perché tutti questi servizi e soprattutto, come avevo detto anche in precedenza, il fatto che sarà probabilmente più Nogara a dover aiutare Sorga che non fa viceversa, in termini numerici di personale ci raccontavamo sempre quella sera come il comune di Nogara abbia effettivamente un deficit di personale più o meno che non discrimina nessun ufficio, nel senso che sono sottopotenziati più o meno tutti gli uffici. Ho letto sulla stampa di alcuni interventi di emergenza come quelli fatti con il Tribunale di Verona per ottenere personale, comunque che andrà un attimino ad arginare, però quello che mi domando e che volevo domandare soprattutto all'amministrazione, visto che nella pagina iniziale dove si parla del punto C, che sono le funzioni fondamentali dei comuni, quello che prevede comunque il decreto legge 78 del 2010, c'è anche le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi degli asili nido, cosa questa amministrazione intende fare comunque in ottica della gestione dell'asilo nido di Nogara, anche perché credo che sia un patrimonio comunque, parlo personalmente, parlando delle persone che comunque ci hanno lavorato, che hanno creato comunque un servizio, e questo non riguarda l'amministrazione mia, credo riguardi tutte le amministrazioni che comunque si sono succedute negli ultimi anni, un servizio di qualità, un servizio apprezzato comunque dalle stesse famiglie, dei genitori, comunque dei bambini che hanno appunto avuto la possibilità di esservi comunque a contatto tutti i giorni, e si sa anche per la stessa educazione dei bambini, anche per il fatto comunque di eventuali scossoni che potrebbero avere anche in un processo comunque formativo, come si diceva prima, il fatto di un cambiamento radicale per sopperire eventuali handicap all'interno comunque del comune di Nogara, non lo so effettivamente se abbia un riscontro positivo da parte degli stessi interessati, da parte delle famiglie, oltretutto avvisate a quanto mi è stato detto, però qua lo dico, ma solo per voci riportate, non diciamo fatto tempestivamente questo tipo di avviso alle famiglie, quindi anche in merito al discorso asili nido, al di là che questa sera comunque, come ho capito, si andrà ad approvare una cosa che vola abbastanza alto, però mi piacerebbe sapere da parte dell'assessore competente in ottica del 2013, perché dalla tabella che avete messo a disposizione vedo che servizi scolastici e protezione civile, la decorrenza dell'esercizio associato è il 1 gennaio 2013, in vista dell'anno prossimo e soprattutto in vista del fatto che bisognerà arrivare a un bilancio di previsione che penso terrà conto comunque anche di questo tipo di intervento associato con Sorga, cosa dovremmo un attimo aspettarci? Altrimenti questa sera abbiamo una votazione che può essere favorevole, però con tanti dubbi sul fatto che per l'ennesima volta, dalle delibere che andiamo ad approvare e a portare in discussione,
ci facciamo un'idea discutendone qua, ma dovremmo vederla anche nero su bianco prima di arrivare a discuterla in consiglio.